Segui La 7 anche su Instagram. La 7 ovunque con te. Devo chiedere una cosa a De Magistris su questo. Voglio fare una domanda a De Magistris, perché io penso che lui senta invece di essere uno di quelli che rappresenta e dà voce a questo sentimento così diffuso in Italia. Ma lei però si rende conto, De Magistris, che è diventato tutto un grande calderone pacifisti, c'è anche un pacifismo nobilissimo, quello del Papa, la marcia di Assisi, ma i complottisti, né con gli anti-americani, cioè si è saldato attorno a un sentimento che è quello della pace, che viva Dio, è importante che abbiamo tutti dentro di noi, qualcosa di molto più complicato e anche di, in alcuni casi, un po' inquietante, no, De Magistris? Ma guardi, io sono pacifista da quando avevo 15 anni e ho mantenuto la mia coerenza, sono laico, quindi non subisco gerarchie cattoliche, mi riconosco molto nel Papa, ma sono assolutamente convinto che si sia già scelto, non solo da parte di Putin, ma anche da parte degli americani e della NATO, di continuare la guerra, di non volere la pace, correndo il rischio che questa guerra si ampli. Da parte degli ucraini. Il fatto che l'Italia... bravo, sono gli ucraini, hanno deciso che non vogliono essere, non vogliono cedere, quello è importante, le magistri. C'è un popolo che dice, sì, noi non ci fermiamo. Sì. Ma guarda Mirta, gli ucraini che io incontro ogni giorno, perché come sai Napoli ha una comunità ucraina enorme, per la verità chiedono solo una cosa, la pace. Quindi fate di tutto perché si arrivi a un cessate il fuoco, a un compromesso, a un armistizio e alla pace. Tra Putin e Biden, io veramente non so in questo momento chi tra i due vuole più rapidamente la pace. Allora io mi devo fermare qui perché sono in ritardo, devo andare in pubblicità, la discussione è ovviamente... Il governo italiano da questo punto di vista... La continueremo nel corso dei prossimi giorni perché sono molto...